Oggi io parlerò di veramente di un grande amore. E l'amore si chiama acqua. Acqua ovviamente del corpo umano, ma partirò da molto lontano per fare i miei ragionamenti. E partirò dal fatto che qualche secolo fa c'è stato un personaggio importante che è un santo. San Francesco, che parlando e scrivendo il Cantico delle Creature, ha parlato della sorella acqua. Bene, lui ha utilizzato dei termini che sono umile, utile, preziosa e poi ha detto casta. Io parto sempre di qua perché vedete, io sono rimasto colpito. Non tanto dal fatto umile, utile, preziosa, certo. Questi aggettivi sono talmente chiari che potremmo anche non commentarli. Utile, certo, utile, mancherebbe altro. Preziosa, certo, se non ci fosse l'acqua probabilmente non ci sarebbe la vita. Umile, umile perché l'acqua la utilizziamo nelle forme anche più, veramente più umili. Il termine casta che ci lascia un po' impressionati. Ma perché San Francesco ha voluto dire casta? Perché un'acqua è casta? E allora io ci ho ragionato e ho pensato, proprio preparando anche i nuovi libri che scriverò. Vedete, questo è il libro vecchio che si chiama Le meraviglie dell'acqua. Alla fine dell'anno uscirà un libro molto importante sulle meraviglie dell'acqua, scritto da noi. E perché? Ma perché l'acqua davvero? Il San Francesco che diceva casta voleva dire che era tutta da scoprire, tutta da scoprire. E oggi noi cercheremo, nel lungo discorso che io farò, di scoprire qualche pezzo dell'acqua. Ma guardate che davvero che è tutto da scoprire, eh? Perché voi rimarrete a bocca aperta quando vi dirò alcune cose. Poi è chiaro che facendo io il medico entrerò nel corpo umano, perché noi medici dimentichiamo l'importanza dell'acqua. Certo, Giorgio Terziani ha buttato lì dei sassi e io prenderò l'onda del sasso corrispondente. E vedremo un pochettino di entrare davvero nel discorso. E voi vedete che dalla regia hanno mandato in onda un grafico che dice qual è la struttura dell'acqua. La conoscete tutti, oserei dire, no? C'è un ossigeno, due idrogeni. Allora, come sono piazzati questi qua? Sono piazzati in questo modo. È come se il mio corpo fosse l'ossigeno, all'estremità delle mie due braccia, ci sono i due idrogeni. E la distanza, l'angolo tra le due braccia è circa 105 gradi. Bene. Allora, voi sapete tutti che l'idrogeno è positivo, che l'ossigeno è negativo, quindi non è una grande invenzione questa, no? Io potrei rappresentare quella molecola lì, che è rappresentata, ho detto, all'estremità da due idrogeni che sono positivi ed un ossigeno che è il mio corpo, come se fosse un siluretto. L'acqua è fatta da un siluretto. Col più da una parte e il meno dall'altra. Bene. Vi devo dire che un organizzatore di questo bellissimo convegno mi ha detto: professore, mi raccomando, si ricordi di parlare delle balene, perché è successo un fenomeno strano, qualche mese fa. Voi l'avete sentito tutti, un gruppo di balene ha sbagliato la rotta, è andato verso il mare con l'acqua che chiaramente era troppo bassa, sono morte tutte. E a questo punto questo collaboratore di Giorgio mi ha detto: senta professore, ma perché?
Ma come si può spiegare sto fatto? Ma perché hanno sbagliato la rotta? Hanno sbagliato la rotta perché generalmente le balene, come dire, trasferiscono tra di loro delle informazioni attraverso delle vere e proprie segnali, delle vere e proprie onde. È il capo cordata, la balena che doveva dare l'indirizzo giusto. Ha sbagliato l'indirizzo, ma perché sbaglia l'indirizzo? Ma come? Ha ragione Giorgio Terziani, ma c'è un caos incredibile dovuto al fatto che ci sono onde elettromagnetiche, ma onde elettromagnetiche che noi non vediamo, non sentiamo chiaramente, ma siamo avvolti dalle onde elettromagnetiche. Pensate alle onde radio, alle onde televisive, pensate alle onde dei telefonini, pensate alle onde dei satelliti. Che controllano tutto. E nel mare c'è una diffusione delle onde. Certo, perché i sottomarini come fanno a definire la rotta e compagnia bella? C'hanno dei sistemi radar, c'hanno dei sistemi di trasmissione, si collegano tra di loro, no? A questo punto c'è un inquinamento anche lì, non è solo l'inquinamento dell'aria. Non è solo l'inquinamento che subisce l'uomo, la donna, gli animali, i vegetali. È anche lì, anche nel mare. E allora, professore, ma cosa è successo? Cosa può essere successo? È successo che c'è stato un inquinamento tale per cui le balene hanno perso l'indirizzo, hanno perso la rotta. E a questo punto sono andati in un mare inidoneo e a questo punto sono morte tutte. E caspita, questo è molto grave, perché vuol dire, ho detto che l'inquinamento determina, Giorgio ha parlato dell'epigenetica, sì, è uno dei fattori dell'epigenetica, giusto, corretto. L'epigenetica non interessa solo noi, eh? Noi uomini e donne. Ho detto, non a caso, io parlo sempre di materia vivente, perché tutto quello che ci circonda, gli nostri animali, quelli che poi andremo anche a mangiare, i nostri vegetali, quelli che noi poi andremo a mangiare, e sono pieni di inquinamento. Di tipo oltre il chimico, di cui è già stato discusso, c'è l'inquinamento elettromagnetico. Ma non si vede questo. Sembra quasi che non, no, non lo tocco, no, no, non lo sento, non lo gusto. No, certo, è un inquinamento subdolo, è un inquinamento che ci circonda. Che ci avvolge, che ci veramente ci prende e guarda caso ci combina un sacco di grandi problemi. Allora nel mio libro delle meraviglie dell'acqua, quello vecchio, quello che c'ho in mano adesso, dicevo, ma l'acqua è fondamentale nel corpo umano, è certo che è fondamentale. Pensate a quanta acqua c'è nel cervello, che è il 98%, quanto è l'acqua nel sangue, l'80%. Leggo proprio anche la tabella, il muscolo, 75%, le ossa, poco, da 20 al 39%, l'adipe dal 10 al 20%. Boh, e l'acqua gioca un ruolo importante. E allora io ho preso un bicchiere, eccolo qua, guardate, ne approfitterò poi per bere. Ma mi pongo un problema. Ma quei famosi siluretti di cui vi ho parlato, che è la rappresentazione sostanzialmente della molecola d'acqua, K2O, ma qui dentro, in questo bicchiere che ho in mano, come si collegheranno questi qua? Questi siluretti? Perché io vedo l'acqua liquida. Ah, anche questo potrebbe essere un bel quesito. Ma scusa, l'idrogeno è un gas. L'ossigeno è un gas. Come
combinato due idrogeni e un ossigeno è un liquido. E anche questo qui potrebbe essere una bella scoperta da fare. Perché? Beh, ma ritorniamo al tema. Ma nel bicchiere d'acqua, questi siluretti, quanti saranno non mi interessa, non lo so. Non ho una palla di cristallo per dire quanti saranno i siluretti qui dentro. Ma poi non è anche insignificante sapere quante sono. E invece un discorso interessante potrebbe essere: ma come si collegano questi siluretti dentro il mio bicchiere dell'acqua? Ma come? Beh, non so. Dunque, abbiamo detto che ci sono delle cariche positive, l'idrogeno, delle cariche negative, l'ossigeno. Beh, io immagino. E qui ci sarà, come dire, un equilibrio elettrostatico, ovvero ci saranno attrazioni dei più verso i meno, dei meno verso i più, e a questo punto ci sarà una catena, una specie di catena, immagino una catena. Io bevo un liquido che è formato da catene di questi siluri, ossigeno e idrogeno, e a questo punto saranno collegati in un certo modo, tale per cui c'è l'equilibrio. Ho detto un'attrazione di cariche negative. Non ci bisogna un genio della fisica per dire che una carica negativa attirerà una carica positiva, la carica positiva attirerà una negativa. No, certo. E due cariche di tipo uguale, quindi due positivi si respingono, due negativi si respingono. Quindi qui dentro ci sarà una specie di equilibrio che mi permette di vedere questi siluretti collegati tra di loro. Boh, sì, sembrerebbe logico questo discorso. Sì, certo. No, non è così. Non è così? Ma come mai non è così? Non è così perché ci sono stati dei fisici importanti. Emilio Del Giudice, Giuliano Preparata, purtroppo non ci sono più, ahimè. E questi qui hanno studiato il comportamento dell'acqua. È stata una cosa decisamente rivoluzionaria. Perché? Perché se la regia manda avanti la slide successiva, che io controllo sul mio telefonino perché purtroppo, eccola qua. Benissimo, quelli sono i famosi siluretti di cui io vi ho parlato. Vedete che di sopra sono messi in un certo modo, quindi c'è un equilibrio tra le cariche negative e positive, quel famoso equilibrio elettrostatico a cui io facevo allusione, e quelli sotto si sono organizzati in un certo modo. Se andiamo avanti alla slide successiva, voi vedrete, eccoli qua. Caspita, ma guarda che sorpresa! Sembrerebbero quasi che quei siluretti si siano organizzati in raggruppamenti che noi fisici chiamiamo domini di coerenza. Ma voi fregatevene della definizione, ecco, dei raggruppamenti in cui, guarda caso, questi siluretti si sono raggruppati per formare un grosso raggruppamento, uno un pochettino più piccolo, eccetera. Oh, ma dentro questo bicchiere, allora, tu hai voluto dirmi che non c'è la catena a cui io all'inizio alludevo. No, non c'è la catena. Ci sono quei raggruppamenti lì. Quindi io bevo dei raggruppamenti di acqua, di H2O, che si sono organizzati in questi domini di coerenza. Ah, bellissimo. E chi li ha scoperti questi qua? Li ha scoperti proprio gli studi fatti da Preparata ed Emilio Del Giudice. Ma questi qui sono importanti, eh? Ma sapete perché sono importanti?
Perché adesso quando vi racconterò qualche cosa sul comportamento dell'acqua del corpo umano, vedete che questi qua giocano un ruolo pazzesco, fondamentale. Ah, qui sembrerebbe quasi che la fisica, da un certo punto di vista, sta entrando in maniera prepotente nell'interno del corpo umano. Sì, è quello che ho sempre pensato io. E mi sono battuto. Da una vita mi batto per dire, guarda, non sono più bravo io che sono un biofisico rispetto al mio collega biochimico. No, non sono più bravo io. No, 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 no. E non posso dire neanche che è più bravo lui. No, no. Posso dire veramente che siamo due persone, il biochimico e il biofisico, che vedono, direi, due facce della stessa medaglia. E poi adesso vi stupirò, perché non finisce qui la cosa. E allora torno a dire, è interessante quello che è stato scoperto di questo raggruppamento che chiamo dominio di coerenza. Molto interessante. Ma perché? Perché mi sono chiesto, ma le reazioni biochimiche, cari colleghi medici, ma tutto quello che noi abbiamo imparato all'università, abbiamo studiato quelle reazioni biochimiche meravigliose che avvengono al momento giusto, al tempo giusto per fare la reazione giusta, biochimica giusta. Ma deve essere una cosa quasi incredibile che queste molecole si incastrino o al momento giusto, o al tempo giusto, con una velocità incredibile. La velocità è quella della luce, per cui le reazioni avvengono immediatamente e continuano a venire immediatamente. Cavolo, ci deve essere un regista, ci deve essere qualcheduno che le pilota, forse, non lo so. Perché badate bene, che se l'incastro non è giusto, nasce la patologia. Quindi è fondamentale la biochimica, per carità, è fondamentale che le molecole si raggruppino, si incastrino meglio, in modo tale da fare la reazione giusta. È fondamentale. Ah, e mi domando davvero se è fondamentale, ma chi è? Chi è che li mette dentro lì? Perché le reazioni, guarda, avvengono, abbiamo detto, alla velocità della luce, e continuano a venire. E in numero incredibilmente ampio. E quindi bisogna stare attenti, perché ho detto, se l'incastro non avviene in maniera corretta, succedono dei pasticci. Succedono dei pasticci, nasce la patologia. E allora qui io ritorno all'acqua. Ma c'è stato un medico, un clinico, più un biochimico forse a quel tempo là, all'inizio del Novecento, c'è stato un biochimico che ha detto: ma io, le reazioni biochimiche avvengono, sì, avvengono, avvengono, e però avvengono forse perché c'è l'acqua. Forse perché c'è l'acqua. Forse. E non l'ha dimostrato, non l'ha dimostrato. Ha ipotizzato, forse perché l'acqua. Oh, ha preso il Nobel, ma non si è limitato a questo. Ha detto che probabilmente dall'acqua, dentro l'acqua, nasce un campo elettromagnetico. Ha preso il Nobel, amici, colleghi, ha preso il Nobel. Ma non perché l'ha dimostrato, generalmente tutti chiedono a noi di dimostrare le cose e io cerco di dimostrarle. Ma nessuno può dire ti diamo il Nobel, no.
Per darti il Nobel te le devo far vedere, ti devo dimostrare che certi fenomeni avvengono. No, a quel tempo là è stata solo un'ipotesi. E Gheorghi ha preso il Nobel. Ha preso il Nobel. Perché? Perché ha detto: oh, le molecole si incontrano al momento giusto, al tempo giusto, perché ci deve essere l'acqua, l'azione dell'acqua. Ecco perché il mio amore è l'acqua, e dentro l'acqua c'è il campo elettromagnetico. Ah, e allora ci siamo domandati. Emilio Del Giudice ci guarda da lassù. Giuliano Preparata, ci stai guardando lassù. Pensa come ho imparato bene la lezione io. Pensa. Grazie a voi due. Ma perché aveva ragione, Gheorghi. Aveva ragione. Aveva intuito, come molto spesso i geni fanno, intuiscono, non dimostrano, intuiscono. E così come Giuliano Preparata, Emilio Del Giudice. Perché? È perché adesso faccio un passo indietro, ancora un attimo, un passo indietro. Perché io ho un leader che è il leader di tutti voi, di tutti noi. Che è uno che ha modificato sostanzialmente la fisica l'ha modificata, è passata dalla fisica vecchia, classica, alla fisica nuova, che si chiama quantistica. E lui è stato un genio, ma lui è stato un genio davvero, perché i fisici di quel tempo là, ovviamente avete capito che alludo a Einstein, no? Certo, ovvio. Oh, a quel tempo là tutti i fisici erano tutti belli, tirati, direi, oserei dire rigidi, abito scuro, giacca a doppio petto, colletto inamidato. Questo qui era sorridente, faceva le boccacce. Ve lo ricordate la fotografia di Einstein con la lingua fuori, come se prendesse in giro? Certo, c'aveva gli occhi veramente che si illuminavano. Oh, era proprio fuori. Pensate che Solvay, che è stato uno dei grandi chimici di quel tempo lì, e che organizzava una volta all'anno convegni scientifici e raggruppava i fisici più importanti di quel momento, ma i fisici più importanti si chiamavano Bohr, si chiamavano Einstein, si chiamavano Planck, si chiamavano Planck, si chiamavano Schrödinger, fisici pazzeschi. Tutti questi hanno preso il Nobel, tutti questi hanno preso il Nobel. Einstein si riuniva, andava a questi convegni scientifici che chiamava l'incontro delle streghe. Amici, avete capito? L'incontro delle streghe. E le streghe chi erano? Loro! Erano loro. Quindi quando io dico che molto spesso qualcheduno, per deriderci, per deriderci, dicono quasi che noi biofisici siamo quasi degli stregoni. Dai, di, sì, va bene, dai, è uno stregone. Me l'aveva detto anche Einstein, noi siamo l'incontro di stregoni. Ma quegli stregoni hanno modificato, hanno rivoluzionato la fisica. Siamo passati da una fisica vecchia, da una fisica sacrosanta, anche quella, eh? Alcuni principi sono sacrosanti, che sono rimasti validi. Siamo passati dalla fisica vecchia alla fisica moderna, che si chiama fisica quantistica. E cosa vuol dire quantistica? Perché adesso mi collego, è tutto un anello di congiunzione. Il mio ragionamento parte da lontano per farvi capire che lo stregone Spaggiari vi sta dicendo delle cose che voi dovete mettere in testa perché sono sacrosante e sono alla base di tutti quei principi
ai quali noi medici non potevamo dare risposta. Avete capito bene, cari colleghi e amici? Non potevamo dare risposta. Ecco perché dicevamo, ma la biochimica è sacrosanta, sì, ma orco, ma chi è che l'incastra? Ma chi è? Ecco, arriviamo noi, gli stregoni, Einstein, Bohr, Planck, Schrödinger, gli stregoni. Allora arriva questo stregone Einstein che dice... Oh, dunque, a parte la solita formula che tutti voi conoscete, energia massa, massa energia, ormai lo sanno anche i sassi. Oggi non possiamo più dire che questo è un concetto da stregoneria. La massa è una forma di energia, l'energia è una forma di massa. Non è più stregoneria questa, è un dato di fatto. L'altro problema è il fatto che Einstein, prendendoci in giro, ha detto: Oh, ragazzi, attenzione, che in un sistema complesso voi non potete staccare un pezzo e studiarvelo per i fatti vostri fuori. Perché? Perché non tieni conto dell'interazione. E poi ha detto una cosa fondamentale, importante per noi. Guardate, avevo il bicchiere pieno d'acqua, che è questo. Adesso ho preso un bicchiere senza acqua, guardate. Vedete che non c'è dentro niente, eh? Allora Einstein ha detto: dal vuoto, eccolo qui, vuoto, assenza di materia, non c'è dentro l'acqua, guarda, la butto così, non esce niente. Bene, dal vuoto nasce energia. Cos'è? Dal vuoto nasce energia? Sì, dal vuoto nasce energia. E l'energia sotto che forma? Sotto forma di flash di luce e che ha chiamato fotoni. Fotoni? Ma cosa sono i fotoni? Flash di luce. La luce, guarda, io ho acceso la luce perché voi mi vediate bene. Quella luce lì butta fuori fotoni, questa luce qui butta fuori fotoni. Dal vuoto nasce energia. Ah, ma allora questa è una cosa stravolgente, meravigliosa. Perché vuol dire, e continuo a riferirlo, Giorgio Terziani, è vero tutta la questione dell'inquinamento sacrosanto, è vero, tutto vero, sei stato bravo, l'epigenetica, vero, tutto vero. Ma il mondo andrà avanti, dopo di noi, dopo di noi, dopo di noi, dopo di noi. Perché? Perché? Chi è il motore? Chi è il motore che ti dà la vita? Chi è? L'amore? Sì, ecco. Una forma di energia, l'amore. Qua il vuoto, dal vuoto nasce energia, dal vuoto nasce energia. Quindi la vita continuerà, la vita continuerà. E questa è la più grande scoperta. Ma sono fotoni, abbiamo detto. Traducimi i fotoni. Sì, io li vedo, questi qui dalla lampadina, ma ci saranno fotoni che non vedo. E certo, perché non vedo? È perché i miei occhi hanno uno spettro che è limitato, come tutti noi siamo limitati. E allora io vedo solo quello che posso vedere. Ma ci saranno delle energie che vanno al di sotto e al di sopra della mia possibilità di vedere. È certo che ci sono, cavolo, ovvio, non li vedo, non li sento, non li percepisco. Oh, ma tu allora mi stai dicendo una cosa che forse mi hai già detto all'inizio. Io dentro la mia gamma di spettro visivo c'ho solo questo. Ma ci avrò dei fotoni e chiamali in altro modo, me l'hai già detto prima, esprimilo. Campi elettromagnetici. Ah, allora il fotone è una forma di campo elettromagnetico. Sì, certo, è un'onda. È un'onda. Ah, ma c'è anche però forse una forma che dice onda e non onda, il corpuscolo. Sì, forse è un misto materia-energia.
Ritorniamo da capo. Ritorniamo di lì. Ritorniamo allo stregone Einstein. Eh sì, l'incontro tra stregoni. E io mi diverto a questo punto, perché adesso mi vanterò di essere considerato uno stregone. Guarda, me l'ha detto lui, me l'ha detto il padre della fisica quantistica. Sono anch'io diventato uno stregone. E faccio lo stregone dentro il corpo umano. Che meraviglia, che meraviglia. Non uso però la palla di cristallo, eh. Colleghi, vedete che non c'ho in mano niente, non c'ho la palla di cristallo. Ah, ma allora Einstein mi ha insegnato un sacco di cose. Mi ha insegnato che ci sono delle energie in gioco e dentro quei domini di coerenza, allora ricollegati al dominio di coerenza, perché sto perdendo il filologico. No, non sto perdendo il filologico. Perché? Perché se dall'acqua, quello lì, dentro, quel dominio di coerenza, nasce un campo elettromagnetico. E il campo elettromagnetico è legato a un parametro fondamentale. Qual è il parametro fondamentale caratteristico di tutti i campi? Qual è? È la frequenza. Oh no, ci sono altri parametri. Io però non voglio farvi una lezione di fisica, perché se no, parlo ai fisici. No, no, non mi interessa un tubo. Diciamo che il parametro caratteristico, importante, fondamentale di un'onda elettromagnetica è la sua frequenza. Ah. E come ve la faccio vedere la sua frequenza? Ma guarda, ve la faccio vedere con le mie mani. Le vedete entrambi? Guarda, mi metto a muovere le mani. Lo vedete? Ecco, guardate che continuano a oscillare queste mani. Bene, la caratteristica dell'oscillazione delle mie mani si chiama frequenza di oscillazione. Le onde hanno questo parametro che voi dovete memorizzare nella vostra testa, che è la frequenza di oscillazione dell'onda. Ah, ma di onde ce ne sono un sacco, eh? Io sto parlando delle onde elettromagnetiche, che non vedo e non sento. Ma ci sono delle onde, che ad esempio sento, toh, attraverso le orecchie. Voi state ascoltando il mio discorso attraverso le orecchie. Vuol dire che la mia bocca sta buttando fuori un'onda che si chiama in questo caso acustica e che voi sentite perché fa vibrare i vostri timpani, e a questo punto fa vibrare anche qui con una certa frequenza. Voi mi ascoltate perché le vostre orecchie hanno la possibilità di ascoltare suoni che vanno anche loro dentro una gamma di frequenza, che va dai 20 Hz fino ai 20.000 Hz. Se fossi, direi, un musicista o addirittura un direttore d'orchestra, la frequenza minima del mio orecchio potrebbe essere anche 18 Hz, 17 Hz, 16 Hz, fino a 22.000 Hz. Che udito meraviglioso che hai! Io invece, che sono stonato, che a questo punto il mio apparato uditivo è limitato e non sono un maestro d'orchestra, vado mediamente sui 20-21 Hz fino a 18-19 mila Hz. Questa è la gamma di frequenza. Ah, caspita, allora veramente continuiamo a focalizzare la nostra attenzione sulle frequenze visive e sulle frequenze uditive. E ma là dentro? Ah, non sento niente io, eh. E là dentro cosa succede nel dominio di coerenza? E guardate che tutto ciò che vive
vibra. E allora cosa vuol dire? Che dentro quel dominio di coerenza lì nasce un campo elettromagnetico e che fa vibrare il dominio di coerenza di questi raggruppamenti di H2O? Sì. Porco! Allora adesso penso di aver capito. Allora vuol dire che la reazione è dovuta all'acqua, come diceva Gheorghi. Sì. E come faceva? Allora, quell'acqua lì oscilla, guarda un po'. Oh, eccola qua. E qual è la condizione che una molecola incontri per fare la reazione che io chiamo sempre AZ, quindi la molecola A e la molecola Z? Qual è la condizione che A e Z oscillino con la stessa identica frequenza di quel dominio di coerenza? Ah, cavolo! Allora nasce un'attrazione bestiale. Quindi potrebbe trovarsi in una posizione del corpo dove volete voi, inventatevela, Z in un'altra posizione del corpo, e a questo punto, dentro il dominio di coerenza, avviene questo incontro. Ah, ma allora Gheorghi aveva ragione, cioè l'incontro delle molecole che avvengono alla velocità della luce, perché il campo elettromagnetico viaggia alla velocità della luce, e allora la molecola A si incontra con la molecola Z per fare la reazione a Z in modo veloce, sicuro, tempestivo. Allora uno potrebbe domandarsi, Spaggiari, adesso mi hai spiegato un fenomeno, ma la reazione del corpo umano è solo a Z? E no, perché le reazioni avvengono, abbiamo detto, con una velocità enorme e si susseguono con una velocità enorme. E allora cosa è successo? È che quando A incontra Z, in quel dominio di coerenza lì, la molecola A che incontra Z fornisce energia all'acqua. Quindi l'acqua che oscillava così, adesso oscilla così. E quindi oscillando così, ad una frequenza diversa, è in grado di captare molecole che viaggiano a frequenza pari a questa nuova frequenza che io ho simulato. Ecco allora il meccanismo, Madonna, eccolo qua. Quindi allora le reazioni avvengono perché c'è l'acqua. E dentro l'acqua, il regista chi è? Chi è che chiama A e Z? Chi è? È il campo elettromagnetico che fa oscillare a quella frequenza. Caspita, abbiamo capito il meccanismo. Allora è vero quando io dico: oh, ma chi è più bravo? È più bravo il biochimico o è più bravo il biofisico? Ma un tubo, ma niente. Sono bravi tutti e due. Abbiamo scoperto il meccanismo. Questo guarda sempre questa faccia e io faccio guardare anche questa. E questa qua non è diversa da questa. È un'altra immagine di questa. Ma non è un'altra cosa. E allora abbiamo capito anche il meccanismo perché se io a questo punto faccio il chimico e a questo punto mi tiro fuori tutte le molecole che faranno le reazioni biochimiche dentro l'organismo, le tiro fuori dal mio organismo, le metto dentro in un reattore, che è un contenitore. Il reattore chimico non è altro che un contenitore. Le metto dentro tutte queste molecole qua e poi stabilisco la condizione di temperatura a 37 gradi, la temperatura del mio corpo.
E poi stabilisco anche la condizione di pressione. Qual è la condizione di pressione? Che pressione ha il mio corpo? Sono qui, sono nella pianura padana, ma che tempo schifoso che c'è. Siamo a livello del mare, quindi la pressione del mare. Benissimo, lo stabilisco. Stabilisco il tempo, guardate, bene. E cosa trovo? E trovo che lì dentro le molecole, davvero, quello che io continuo a dire. Sembra un'espressione anche brutta, se la fanno con tutte. Quindi A fa la reazione con B, A fa la reazione con C, A fa la reazione con D, A fa la reazione. Finalmente la reazione che a me interessa è la Z, eccola qua, guarda, eccola qua. Tutto il resto lo butto in discarica. Ma nel corpo umano succede questo, secondo voi? Se A incontra Z, ve l'ho detto prima. Incontra anche B, no, se ne frega. Ne incontra C, no, se ne frega. Incontra D. Le molecole fuori dal corpo sono poligame. Ho detto se la fanno con tutte. E dentro al corpo diventano monogame, se la fanno solo con quella lì. Ma ci sono anche le B, le C, le D, le F. E a questo punto ecco chi li fa incontrare, la risonanza. La risonanza. E la risonanza dove la ottieni? Dentro l'acqua. Allora vedete che quando io dico l'amore dell'acqua, ecco giù dall'amore dell'acqua, non possiamo non tenerne più conto. E noi medici non ne teniamo per niente conto. Ma dall'acqua, le meraviglie dell'acqua continuano, eh? Io parlerò quasi 10 ore sulle meraviglie dell'acqua. E ve ne farò vedere delle belle, perché non finisce qua. Giorgio ha parlato, ha detto l'importanza dell'ossigeno, tutti voi ve ne fregate, l'ossigeno, l'idrogeno. E a questo punto anche qua. Ma vuoi fare il fisico tu? Ma no, ma quale fisico? Io voglio fare il medico. Io sono diventato a pieno titolo medico, sono un vostro collega. Ma ho la fortuna di avere una profonda conoscenza della fisica. E allora anche qua, boh, quando Giorgio dice ossigeno, idrogeno, mi sembra che abbia parlato di un prodotto meraviglioso che va. Ma io voglio raccontarvi dal punto di vista biofisico, perché Giorgio non ha letto un tubo, sì, ha parlato dei mitocondri, eccetera. Ma la cellula com'è fatta, ragazzi? Com'è fatta, amici? La cellula ha una doppia membrana cellulare, eccola qua, la simulo. Fuori c'è acqua, dentro c'è acqua, al centro della cellula c'è un nucleo, sì signore, dentro il nucleo è importantissimo, c'è il DNA, ne parleremo. E dentro l'acqua intracellulare che cavolo c'è? E nell'acqua intracellulare ci sono degli elementi, dei microrganismi, io li chiamo microrganismi. Uno però importante, si chiama mitocondrio. Mitocondrio. E perché è importante? Perché quello lì è quello che produce ATP. O l'ATP, voi lo conoscete benissimo. Io lo traduco in altro modo. L'ATP non è altro che energia cellulare. Oh, ritorni alla fisica allora, eh? No, 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 non ritorno alla fisica. Ma voglio dirvi una roba però, che se io volessi divertirmi, io generalmente da stregone voglio divertirmi, e prendessi un apparecchio che si chiama volmetro. Cos'è il volmetro? È un apparecchio in grado di misurare la tensione, ovvero la differenza di potenziale. Voi se prendete una pilettina da 1,5 volt, avete visto che la pilettina c'ha il più e c'ha il meno. Bene, se io arrivassi con un volmetro e mettessi il puntale sul più, vuol dire che quel puntale lì rileva i più, e mettessi l'altro puntale sul meno, il mio strumento mi farebbe vedere che misura 1,5 volt. E 1,5 volt che cos'è? È
È la tensione della vostra pila. Ah, benissimo. E allora se io volessi fare lo stregone e mi divertissi, prendo quella famosa cellula che vi ho rappresentato e mettessi lo strumentino volmetro col puntale dentro l'acqua. Pensa, dentro l'acqua, eh? Dentro l'acqua, dentro la cellula, quindi l'acqua intracellulare. E poi mettessi l'altro puntale, che è più, fuori dall'acqua, fuori dalla cellula, nell'acqua extracellulare. Cosa vedrei? Oi, colleghi, cosa vedrei? Te lo dico io, cosa vedrei? Vedrei che mi misura, l'ago si sposta e mi misura una tensione, ovvero una differenza di potenziale. Quando io parlo di tensione o di differenza di potenziale, ragazzi, è esattamente la stessa roba, eh? Quindi la terminologia che può essere sembrare diversa presenta esattamente la stessa identica cosa. Ma è interessante questo fatto. E quanto misuri? Misuri mediamente 0,7 volte. Caspita! Ma la cellula è un generatore di tensione? Se lo misuro, è certo. Oh, ma è sempre più strabiliante, colleghi, è sempre più strabiliante. Vuoi dire che la cellula è una pila? Sì. E allora quando io continuo a dire che ormai lo dicono tutti, no, lo dicono, certo, i biologi, i medici, ATP, e io dico no, chiamalo in maniera diversa, ti prego. Energia cellulare. Te la qua? E come si esprime l'energia cellulare? Si esprime attraverso il fatto che la differenza di potenziale tra l'acqua interna e l'acqua esterna ha 0,7 volte. È una pila. Porco cane. E chi è che ti dà quella differenza di potenziale? Il mitocondrio. Il mitocondrio da dove la prende? No, la produce. Che da dove la prende? La produce. Attraverso cosa? Attraverso l'acqua extracellulare che diventa acqua intracellulare. E allora il Giorgio ha ragione, porco Giuda. C'ha ragione. Perché? È perché se io fornissi un'acqua extracellulare ricca di idrogeno e ricca di ossigeno. Che fa il mitocondrio? Prende ossigeno e idrogeno e produrrà più ATP. Ah, produce più ATP, ovvero produce più energia cellulare, ovvero aumenta la differenza di potenziale. Aumenta la differenza di potenziale. È interessante. Colleghi, è interessante perché hai fatto un passo avanti. Ma scusa, ma se il mitocondrio ricevesse dell'acqua dall'esterno che è povera di idrogeno e di ossigeno, che succede? Succede che quello lì produrrà meno ATP, produrrà meno energia cellulare, e se produce meno energia cellulare, co cosa succede della differenza di potenziale che era 0,7 volt e diventa 0,5 volt. 0,5 volt. Allora si sta scaricando. La mia cellula si sta scaricando. Sì. E dal punto di vista medico, che cosa ti combina una cellula che si sta scaricando? Te lo dico io.
nasce quello che noi medici chiamiamo processo infiammatorio. Processo infiammatorio. Ma allora lo colleghi con l'ATP, allora lo colleghi col mitocondrio, allora lo colleghi con l'efficienza del mitocondrio, sul fatto che quello lì non ti produce più. Perché non ti produce più? Perché non riceve più acqua, come dire, ricca di ossigeno e ricca di idrogeno. Allora forse c'aveva ragione lui. E cerchiamo di darglielo. Sotto che forma? Ci sono dei prodotti, no? Qualcuno l'ha illustrato, che sono stati oggetto di studi in università, all'uso alla mia amica, nonché collega di studio, la Elena Ferrero. Certo, ha lavorato sui ratti lei, ha lavorato sui mitocondri, ha dimostrato che se fornisce energia attraverso energia, se fornisce acqua ricca di ossigeno e idrogeno, i mitocondri pompano più ATP, ovvero producono più energia cellulare. Ma vado avanti. Ma se il mitocondrio a questo punto diventa sempre più scadente perché non ha idrogeno, non ha ossigeno sufficiente. Cosa succede dell'ATP? Cosa succede della differenza di potenziale? Siamo passati da 0,7 volt, medio. Siamo andati a 0,5 volt. Processo infiammatorio. Andiamo a 0,2, 0,2 volt. Cellula che ha il cancro. Oh, ma è un'affermazione forte quella che stai facendo, eh? Un'affermazione forte. Vuoi dire allora che la differenza di potenziale parte quando la cellula sta bene, a valore 0,7, va a valore 0,5, va a valore 0,2, va a valore 0, morta. Ah, ma allora c'è la ragione. Abbiamo dato il Nobel per dire l'importanza dell'ossigeno. Quest'anno hanno preso il Nobel. E allora avevano ragione. Non vuol dire che la carenza d'ossigeno che il mitocondrio può avere a causa di un'acqua che non è ricca di ossigeno e di idrogeno non è in grado di produrre ATP sufficiente, non è in grado di produrre più differenza di potenziale sufficiente e la cellula va in crisi. E allora voi capite bene qual è l'importanza dell'ossigeno e come glielo dai? Diccelo. Io potrei dartelo. Direi invitandoti a respirare in un ambiente più ricco d'ossigeno. È una banalità. Bevendo dell'acqua più ricca d'ossigeno. Oh, ma andate un attimo, eh? Fate questa prova, cari colleghi, fatela. Prendetevi una bottiglia di acqua minerale. Io ho riempito il mio bicchiere di acqua minerale. Andate a vedere la composizione, vi prego, andate a vederla. Ma c'è ossigeno in quell'acqua lì? C'è ossigeno? Vai, vedila subito, vai a vederla. Non perdere tempo, te lo dico io. Ci sono tutti gli elementi che compongono quell'acqua minerale. C'è il residuo fisso, sì, c'è. Ossigeno zero. Ma come? Se vi ho fatto tutto questo discorso sull'ossigeno, se gli è andato il Nobel sull'importanza dell'ossigeno, e io adesso mi bevo l'acqua perché c'ho sete. Ossigeno zero. Orco, i miei mitocondri si incavoleranno di brutto. Eh sì,
Il porto dell'acqua, bella, fresca, ma ossigeno non ce n'è. Allora l'ossigeno è quello che io ricevo dalla respirazione, è quello che io ricevo dai miei pori, è certo. All'ideale sarebbe, mi immergo nell'acqua ricca d'ossigeno. E dove la trovi l'acqua ricca d'ossigeno? Sì. Vado sotto una cascata, faccio una bella doccia, guarda, sotto una bella cascata, lì sicuramente c'è ossigeno. Vado in riva al mare, ci sono gli spruzzi, respiro quella roba lì, ottimo, ci sarà ossigeno. Ma se la bevo? Vabbè. Fortunatamente abbiamo però dei prodotti che sono oggi in grado, dimostrato, di assorbire, di far assorbire le nostre cellule che ne hanno tanto bisogno di ossigeno. Questo prodotto c'è, lo conoscete, lo diamo noi che ci occupiamo nel nostro studio di patologie importanti con la Ferrero, idem, io la Ferrero, la Tribia, eccetera, ci occupiamo di patologie che sono le sclerosi multiple, il Parkinson, tutte queste patologie difficili e noi diamo costantemente questo prodotto. Posso dirlo, è inutile intanto, si chiama Cell Food, che è stato oggetto di sperimentazione clinica partendo prima da delle osservazioni e sperimentazioni sui ratti. E allora vi ho spiegato il meccanismo e vi ho detto, oi, cari colleghi, l'acqua non possiamo ignorarla, non possiamo proprio ignorarla. Bene, io proporrei alla regia di fare un break, così andiamo a prendere un tè, non un caffè, non andate a prendere il caffè. Andate a bere dell'acqua e cercate di ossigenare l'acqua attraverso qualche prodotto importante. Uno di questi si chiama Cell Food. Fra 10 Perfetto, allora minuti. sì, 10 minuti, diamo appuntamento a 10 minuti. Benissimo, d'accordo. Se vuole può anche spegnere la webcam così non la vediamo, oppure se Così non vuole... mi vedete che bevo l'acqua? No, decida lei, così la vediamo, No, qualsiasi cosa fa, ecco. la spengo. Benissimo, a dopo allora.
Ecco, professore, siamo rientrati. Accendiamo il microfono, professor Spaggiari. Aspetti un attimo, professore, che non sentiamo il suo microfono. Allora, un attimino che non sentiamo il microfono. Pronto? Giorgio, attiva il microfono che non ti sentiamo. Giorgio, tu a me mi senti? Pronto? Sì, ti sento bene. Quindi non mi sente il professore, non ci sente a noi il Spaggiari, non ti professore. sentiamo. Allora, aspetta, Ilaria, cortesemente, senti il professore, dobbiamo avvertirlo che non lo sentiamo. Sì, ok. Lo fermiamo un attimo. Aspetta, non ti sentiamo, no, no, non ti sentiamo. Allora, professore, lei mi sente a me? No, non mi sente. Ilaria, bisogna fargli fare un reset audio. Sì, sono al telefono, sì. Intanto chiediamo scusa, questo è sempre comunque il bello della nostra diretta. È andato in pausa anche l'audio, evidentemente. Il bello della tecnologia. Esatto. Ciao, ci siamo interrotti 10 minuti e l'audio ha pensato bene di dare problemi. Ora vediamo se il professore riesce a fare un reset audio, che è un'operazione semplice, però. Intanto bisogna dire che eravamo tutti appassionati di questa lezione. Tantissimi commenti bellissimi. Insomma. Ci siamo forse, vediamo. Ci No. siamo, grande Pier, il Aspetta, tecnico. aspetta, non so se ci siamo. Aspetta, aspetta, non cantiamo vittoria. Non cantiamo vittoria perché adesso mi sembra che si sia fermato l'immagine. Esatto, però la sentiamo, mamma mia. Allora, Allora, immagine bloccata, no, però la il sentiamo. telefono mi sentite, ma non c'è più l'immagine mia. Noi la vediamo, però la vediamo ferma, bloccata, quindi c'è un calo Esatto. di segno. Riprenderà la commissione. Va bene, va bene. Non mi Sì, preoccupo, no? credo che E siccome... adesso Va tra un po' bene. riprenderà. Lei le vede le slide, professore? Io le vedo, le vedo. Allora, se vuole possiamo anche ripartire, perché poi il segnale in genere si sblocca e la sua immagine ricomincerà a muoversi. Va bene, allora voi non avete sentito il pezzo, giusto? Il pezzo iniziale. Sì, non abbiamo Va bene. sentito il suo Allora, rientro. ricominciamo. Avevo detto che vi ho fatto vedere solo una parte delle meraviglie dell'acqua, ma quella parte lì è una parte essenziale. Desidero dirvi anche che persone che purtroppo non ci sono più, uno è Masaru Emoto e ha fatto delle fotografie meravigliose di questa struttura che si chiama acqua, quindi H2O, e guarda caso cosa ha fatto lui. E ha fatto Minuto una suo, cosa è stato un interessante dibattito stasera, ma perché è trattato come un cretino. ha esaminato esattamente la struttura dell'acqua quando quell'acqua veniva ad essere interessata da delle frequenze, e guarda caso, frequenze che potevano essere musicali, quindi molto belle, oppure potevano essere anche delle frequenze, non bellissime perché erano urli, erano, come dire, espressioni di paura, eccetera.
lui ha fatto vedere come cambiano i cristalli dell'acqua e ci sono delle immagini che sono meravigliose, veramente meravigliose. Ma qui allora uno potrebbe domandarsi, ma perché la struttura dell'acqua, quindi questa molecola, può cambiare totalmente la sua immagine a secondo che riceva dei segnali? È come se, la butto lì, forse potrebbe da stregone scandalizzare qualcheduno. Perché allora hai voluto dire quasi che l'acqua ha la capacità di memorizzare qualcosa? E quel qualcosa cos'è? Dei segnali, evidentemente, delle onde, evidentemente. E quali tipo di onde? Beh, se parlo di musica, saranno onde di vibrazione, quindi onde che io sento anch'io con le mie orecchie. Ma se parlo invece di onde che non vedo e non sento, forse alludo a delle onde chiaramente elettromagnetiche, no? Cioè fuori dal mio spettro, ve l'ho spiegato prima, spettro visivo da una parte e spettro uditivo dall'altra. E questo è una cosa veramente incredibile, perché significherebbe quasi che quest'acqua in qualche modo è stata imprintata, ovvero è stata eccitata, chiamiamola come volete, eccitata dalla presenza di segnali che possono essere da una parte, ho detto, udibili e da una parte non udibili perché sono segnali di tipo elettromagnetico. Boh, prima cosa. Ma c'è stato anche qui, sempre nelle meraviglie dell'acqua, un personaggio importante francese che arriva, badate bene, dallo stesso ente dal quale provengo io, il Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano, io ovviamente, l'altro, benveniste, Consiglio Nazionale delle Ricerche francesi. E lui era un professore che ha brevettato per il CNR francese una serie di prodotti importanti del campo della biochimica. Quindi lui era sostanzialmente anche lui un classico, no? Come mi definisco io. Ma che cosa in effetti è andato a venire nei guai questo? Perché è stato il primo ricercatore che ha ipotizzato la memoria dell'acqua. Questa è una cosa veramente pesante da far passare, perché la memoria dell'acqua sembrerebbe quasi che questa molecola di cui io vi ho tanto parlato già dell'inizio, quello che San Francesco diceva casta e continua a rappresentare qualche cosa di nuovo ogni volta andiamo più in profondo, poi tra poco vedrete cosa come andrò in profondo e vi stupirà davvero. Ma anche Benveniste è stato il primo a ipotizzare delle cose che gli hanno della verità portato molto male perché è stato licenziato dal CNR. Ha tentato di mettere un laboratorio privato che gli è stato boicottato. Science ha pubblicato il primo articolo sulla memoria dell'acqua, che poi è stato totalmente contestato. Hanno rifatto le prove e hanno detto che questo era uno stregone, uno che raccontava un sacco di bugie, e quindi è andato a finire male, è stato incarcerato. E guarda caso, come molto spesso capita, ahimè, è andato a finire male, nel senso che è morto di un cancro. Questo è stato forse il pioniere, perché? Perché
dietro di lui, successivamente a lui, le cose sono andate molto avanti. Montagnier, che tutti voi conoscete, che è un ricercatore, ha preso il Nobel. Io lo definisco, beh, a parte la mia personale amicizia con lui, anche lui un genio, perché ha trovato delle soluzioni incredibili. E guarda caso, Montagnier ha sposato totalmente l'aspetto biofisico. Dunque, e l'aspetto biofisico sembrerebbe quasi che contrastasse, secondo i vari ricercatori, scienziati del mondo, e forse hanno interpretato come questo spostamento sulla biofisica, come se lui, come dire, avesse totalmente abbandonato tutti gli aspetti che lui aveva sapientemente espresso attraverso la biochimica. Ma non è vero, anche qui non è vero. Sono aspetti, diciamo, veramente diversi, continuano a essere aspetti diversi rispetto a quelli che io ho tentato di dimostrarvi nel corso della mia lunga conferenza. Ma vi devo dire di più. Ma ci sono state persone che hanno studiato il comportamento di acque che hanno definito acque sacre. Acque sacre? Cos'è l'acqua sacra? Anche qui. Anch'io devo dire che, avendo conosciuto alcune persone, alcune delle quali ovviamente oggi purtroppo non ci sono più, hanno lavorato sulle acque sacre. Ma che cosa io vi posso dire su questa meraviglia dell'acqua? È che prendendo un'acqua proveniente da Lourdes, ad esempio, faccio un esempio, oppure un'acqua proveniente da Medjugorje, un altro esempio, oppure un'acqua proveniente da una fonte che è proprio milanese, che è Santa Maria la Fontana, ad esempio, e se analizzate lo spettro di quest'acqua, vi dicevo prima che tutte le sostanze che vivono sono caratterizzate da un loro spettro che è caratteristico di quell'acqua lì. Abbiamo visto che Lourdes c'ha un picco che è caratteristico dell'acqua di Lourdes. Se prendi Medjugorje, c'ha un picco caratteristico con l'acqua di Medjugorje, e se prendi Santa Maria la Fontana c'è un picco. La miseria, ma cos'è sta roba? E se mescoliamo le acque, queste tre acque di cui io ho fatto riferimento, ma come esempio, l'ho preso, e che cosa vedo? È che nello spettro ci sono tre picchi, quello di Lourdes, quello di Medjugorje e quello. Caspita, ma anche qui acque sacre. Ma San Francesco, tu che eri un santo, non potevi dircelo subito, non potevi farci capire che le cose. Tu che sei un santo dovevi dircele subito, era inutile che ti dicevi l'acqua è casta, va bene, casta. La dobbiamo scoprire tutta noi e la scopriamo con molta fatica, vi devo dire. E d'altra parte, però, anche qui, boh, ma in medicina, noi, alcuni di noi, io non l'ho fatto, ma non ci sono dei corsi che sono di medicina relativamente alle acque termali? Ma come? Si fanno addirittura esami. L'esame. E perché questo? Si fanno degli esami di idroterapia. Io non l'ho fatto, ovviamente. Nel mio
indirizzo di studio della medicina, queste cose non le ho fatte. Ma perché a medicina si studia allora l'acqua termale? Dimmi perché. E non avrebbe senso, a meno che ha senso, perché dentro le acque termali, dentro a queste particolari acque, che sono termali, quindi vuol dire che sono acque calde, che sono acque ricche di elementi, e quindi necessariamente facciamo il discorso che facevamo prima, noi assorbiamo, gli elementi attraverso la respirazione o attraverso la balneazione. E allora effettivamente devo dire, che allora l'acqua, ha ragione Giorgio Terziani, gioca sempre più un ruolo importante, e io ho cercato di dirvelo prima facendo lo studio sulle cellule e sulle differenze di potenziali delle cellule. A questo punto, amici, questa diventa una realtà, non è più un discorso quasi da stregoneria, come diceva il mio amico Einstein. Caspita, l'H2O, ovvero l'acqua, gioca un ruolo sempre più fondamentale. Bene, per non parlare della talassoterapia, ovviamente, no? Che molti di voi fanno, per non parlare dei bagni di vapore che voi fate, per non parlare dell'idrocolon terapia, ma vi faccio degli esempi per fare capire a voi che l'acqua gioca effettivamente in medicina un ruolo sempre più importante. E a questo punto, colleghi nostri hanno scritto libri, testi sulle proprietà dell'acqua. Al di là poi, lo so che, visto che parliamo di energie e correliamo la questione dell'acqua con l'energia, e vi ho dimostrato che dall'acqua, dai domini di coerenza, nasce il campo elettromagnetico, c'è il campo elettromagnetico, per non dire che i nostri colleghi cinesi, che sono stati quelli che hanno introdotto secoli, secoli fa l'agopuntura, e a questo punto vi ricordate i cinque elementi che sono la base della medicina cinese? E guarda caso, uno degli elementi, dei famosi cinque elementi, si chiama proprio acqua. Allora, vedete che c'è proprio una correlazione, e se ben vi ricordate, voi sicuramente che vi occupate di questi tipi di discorsi, nei cinque elementi, l'acqua era relativa ai reni e alla vescica, poi c'erano metalli, che erano i polmoni, intestino, poi c'era la terra, milza, stomaco, poi c'era il fuoco, poi c'era il legno. Bene, tutte queste cose che per noi sembravano essere delle cose fuori dal mondo, fuori dalla nostra logica della conoscenza, occidentale, invece oggi è diventata a pieno titolo una conoscenza che molti di voi, che molti di noi utilizzano tranquillamente. Ma adesso io avevo preparato delle slides che la regia ha memorizzato ieri sera, e a questo punto io pregherei la regia di mandare delle slides. Ecco, questo è il dominio di coerenza di cui abbiamo parlato. Possiamo andare avanti, e andando avanti, vado avanti, andate avanti con le slides. Sì, ecco, questa è la struttura dell'acqua, che come vedete è legato, quel pallino rosso grande è l'ossigeno e i due pallini invece in blu sono l'idrogeno. E la domanda è, ma ce la siamo già fatto, qual è, come si collegano quelli lì dentro quel bicchiere d'acqua?
E a questo punto la slides giustamente dice l'organizzazione di quelli lì, di questi H2O, è ancora molto spesso oggetto di discussione. Certo, ovvio, perché ho detto possiamo andare avanti. Ancora avanti, anche questo andiamo avanti. Vedete che comunque anche questo qui è un'altra rappresentazione. Vado avanti ancora. Eccoci qua, fermiamoci. Oh. E qui io devo tirare un grosso sospiro. Guardate, all'estrema sinistra c'è una struttura che io immergo nell'acqua. Vabbè. È come se nel mio bicchiere io mettessi, non so, una bacchettina. Eccola, la bacchettina la vedete all'estrema sinistra. Guarda a caso cosa succede. Meraviglia dell'acqua, meraviglia. E questo l'ha scoperto un grosso personaggio americano che si chiama Gerald Pollack. Che io ho avuto l'onore e il piacere non solo di conoscere, ma di confrontarmi con lui in un dibattito scientifico. E guarda caso, io parlavo di cellule e adesso ve lo dico, arrivo alla cellula di nuovo, perché io è vero che parto sempre dalla biofisica, ma devo dire che prima o poi dovrò commutare la mia parte del cervello biofisico, perché vado sparato sulla parte del cervello che fa medicina, la mia medicina, quella che mi permette di trattare i pazienti in maniera anche diversa rispetto alla classica. Ma guardate, ragioniamoci insieme su quella bellissima slide fatta da Pollack. Vedete, c'è all'estrema sinistra una struttura che è stata immersa nell'acqua. Guarda cosa fa. Ma l'acqua, che era un misto di questi siluretti in cui c'era il negativo e il positivo, e c'era una specie di, come dire, grandezze che si riunivano, di H2O che si riunivano in questi domini di coerenza. Guarda cosa succede lì dentro. Come? Ho messo una superficie dentro, l'ho infilata dentro nel bicchiere. Ma guarda le cariche, come si sono distribuite. Ma come? Tutti meno sono andati verso la superficie che io ho messo a bagno dentro il bicchiere, e c'è una separazione delle cariche positive. Pazzesco questo. Ma come? Ma pensate che vicino a quell'elemento immerso ho orientato tutte le cariche negative. E quello lì, Pollack, l'ha chiamata acqua EZ. E aprite le orecchie, cari colleghi e amici. Quell'area lì, dove c'è scritto acqua Z, è diventata il quarto stato dell'acqua. Cosa dici? Ma cosa dici? Ma gli stati dell'acqua per me sono la liquida, sono la solida, sono la gassosa. Ma come? Ma tu mi dici che c'è un quarto stato? E quello stato lì, quarto, che caratteristiche ha rispetto alla liquida solida gassosa che io conosco? L'ho studiata anche in fisica. Non nessuno mi ha detto che c'è un quarto stato. Ma poi vi farò, andando avanti in questa meraviglia dell'acqua, vi farò vedere che forse non c'è il quarto stato, ce l'ha il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo. Cavolo! Ma che meraviglia quest'acqua! Ma mi lascia sempre più stupito, ma mi lascia sempre più innamorato. Guarda cosa succede! Ma quell'acqua ha EZ,
Ma che caratteristiche ha? A parte che mi ha orientato tutte le cariche negative dell'acqua e mi ha mandato dalla parte opposta tutte le cariche positive che Pollack ha chiamato bulk water. Caspita, ma l'acqua è zetta, che caratteristiche ha? Amici, state seduti. Ha delle caratteristiche biofisiche maledettamente diverse rispetto a quella che io ho bevuto nel mio bicchiere. Ah, caspita. Ma se quella struttura che io ho infilato nel bicchiere fosse la mia cellula, fosse una delle nostre cellule. E vi dicevo che mettendo uno strumento in grado di misurarmi, guarda cosa dico, state attenti a misurarmi la differenza di potenziale. Ma io, a quell'immagine che è all'estrema sinistra, infilo dentro l'elettrodo perché è l'acqua intracellulare. Vado all'esterno, è l'acqua extracellulare. Caspita. Ma entro nell'acqua è zeta. E se sposto il mio puntale molto più in là, vado a finire nell'acqua diversa che si chiama bulk water e mi dà una tensione diversa. Ah, caspita, ma allora io sto pensando una cosa importante. Sto pensando una cosa che può essere stravolgente, perché allora io potrei proteggere le mie cellule da aggressioni che arrivano dall'acqua, bulk water, che si trovano un potenziale negativo che le respingerà, e io potrei allargare questa acqua EZ. Lo potrei allargare, potrei restringerla o potrei allargarla molto di più rispetto a quello che voi avete visto con il segno tratteggiato che divide i segni meno e dei segni più. Ma questo è un pazzesco! Questo è veramente una stregoneria, sembrerebbe quasi. No, non è una stregoneria, è proprio una realtà. Ma voi capite bene che sorpresa! Che sorpresa, grazie a questo genio di professore universitario Pollack, che ha scoperto la quarta fase dell'acqua. Caspita, la quarta fase. Ma arriva lo Spaggiari e adesso ti dice: ma scusa, ma allora quella quarta fase dell'acqua, guarda come l'hai disegnata. Abbastanza larga, sì, ma se io volessi allargarla di più, potrei allargarla. Giorgio Terziani, attenzione, cosa sto dicendo? Colleghi, attenzione, attenzione. Certo che potrei allargarla, perché lì ci sono delle cariche, le vedete? Sono cariche negative da una parte, cariche positive dall'altra. Allora, ma Spaggiari, tu che hai studiato fisica, ma possiamo pensare che quell'acqua EZ, che ha caratteristiche, dicevo, fisiche, chimiche, fisiche profondamente diverse, possiamo allargare? Possiamo dire che quel tratto tratteggiato che Pollack ha fatto vedere e ha chiamato batteria interfacciale? Possiamo spostarcela in modo tale che le Z sia maggiore? Ma certo, ma certo. E come fai? È applicando un campo elettromagnetico, perché le cariche elettriche sono legate al campo elettromagnetico. Posso modificarle, posso far sì che la barriera rappresentata da questa slides meravigliosa che fa vedere l'acqua zeta, la posso trasferire in maniera tale da farla diventare molto più ampia o molto più stretta.
Caspita, ma allora io posso proteggere, potrei proteggere le mie cellule attraverso la nascita di questa nuova fase dell'acqua, quarta fase dell'acqua. Sì, signore. Allora vedete, caro San Francesco, tu che sei il protettore, che sei il protettore del nostro, dell'Italia, guarda un po', mi hai aperto la mente. Quest'acqua casta mi sta facendo vedere una roba incredibile, impensabile, ma che forse Pollack mi ha fatto riflettere. Sì, proteggo allora la cellula che è immersa nell'acqua, potrei proteggerla utilizzando dei campi elettromagnetici. Ecco qua. Ma allora, quando io in alcune lezioni dico, ma ci sono campi magnetici che purtroppo vanno a danneggiare il comportamento delle nostre cellule, certo, sono campi elettromagnetici di disturbo, sono campi elettromagnetici che provengono dall'esterno, c'è un inquinamento elettromagnetico dei telefonini, dei computer, del wifi, del 5G, del 4G, del 3G, di tutto quello che volete, dei ripetitori, dei satelliti che ci irradiano e che vanno a far morire i nostri le nostre balene. È certo. Però vi devo dire, cari amici, cari colleghi, che ci sono dei campi elettromagnetici che ci proteggono, che ci possono aiutare, che ci possono in alcuni casi mettere nelle condizioni di isolamento, di protezione delle nostre cellule. Ecco perché io ho voluto mettere sulle mie slides nuovi orizzonti della medicina. Eccola qua, nuovi orizzonti. Che sono legato ai campi elettromagnetici, sì, certo, che sono il mio leitmotiv dalla mia vita, probabilmente. E dentro nei campi elettromagnetici c'è questa cosa meravigliosa che si chiama acqua, che si chiama acqua che noi medici ignoriamo e che vedete ogni volta che ne parlo, ogni volta che entro. Dico, ma quante meraviglie, ma quante cose nuove, ma quante cose dovremmo scoprire. E a questo punto devo dire che molti ricercatori, molti, parlo di Pollack, sì, certo, ma parlo dei russi, parlo dei cinesi, parlo degli europei. Sull'acqua sappiamo quasi ancora niente, però ogni volta aggiungiamo un pezzettino di verità ulteriore sull'acqua, che è veramente meravigliosa, che è veramente eccezionale, che è veramente casta, che è veramente casta. E a questo punto, vabbè, andiamo avanti. Invito la regia a togliermi questa slides, perché se no sto qui altre 3 ore a discutere sull'acqua e sulle zeta. E adesso voglio parlarvi di un'altra meraviglia. Guarda lì, ci sono due contenitori, i miei due bicchieri, stavolta sono pieni d'acqua, sono pieni d'acqua. Ah, santo cielo. Non devo emozionarmi. Perché? Guarda, sono due bicchieri separati. Le vedete bene? Sono separati. E guardate cosa è successo. Che questo signore è stato il primo a farlo, poi vi farò vedere dopo nella slide successiva che ci sono dei ricercatori che ancora vivono, questo è morto. Guardate anche lui com'è bello, lì con l'abito, col panciotto, col colletto inamidato. Guarda un po', confrontatelo con Einstein, confrontatelo.
E ricordatevi la lingua fuori, come se volesse prendervi in giro. Ecco. Allora, che ha fatto questo signore qua? Ha fatto una cosa meravigliosa. Ha messo due elettrodi, uno nel primo bicchiere e l'altro nel secondo. Non rifate voi questo esperimento in casa, non fatelo. Ma seguite il discorso che faccio io e che ha fatto lui. Parliamo del 1810, parliamo del 1900, quindi si è divertito. Ha messo due elettrodi. Se li avesse messi nello stesso bicchiere, è chiaro che se avesse applicato una tensione o differenza di potenziale, avrebbe prodotto un movimento di cariche nell'acqua, perché H2O, quindi si dividono le cariche. Se metto due elettroni, uno positivo e uno negativo, l'elettro positivo attira i negativi e l'altro attira le cariche esattamente opposte. Ovvio. C'è la separazione delle cariche dentro lo stesso bicchiere. Ma qui i bicchieri sono due. E sono separati e gli elettroni sono dentro uno in uno e uno nell'altro. Non sembrerebbe non c'entrare un tubo, niente, per niente. E se io li collego con un'alta tensione, 15.000 volte, non fatelo, non ripetete questo esperimento. 15.000 volte. E cosa vedo? Vedo che dal bordo del bicchiere di sinistra e dal bordo del bicchiere di destra l'acqua risale lungo la parete del primo bicchiere e del secondo bicchiere per ricongiungersi. Oh, ma questa sì che è stregoneria! Questa è stregoneria! Ma come fa l'acqua? E i due elettroni non sono collegati tra di loro, sono uno dentro a un bicchiere e l'altro dentro all'altro bicchiere. Non c'entra, non c'è continuità, non c'è niente. C'è solo la meraviglia dell'acqua. Solo la meraviglia dell'acqua. E risale. Da un bicchiere il bordo, dall'altro bicchiere l'altro bordo, e si collega l'acqua come se io avessi messo un tubo di collegamento dei due bicchieri. Pazzesco! E se faccio adesso lentamente, sposto un bicchiere rispetto all'altro bicchiere, che succede? Che il tubo rimane, diventa più sottile e guarda caso se osservo bene, è come se vedessi dei movimenti delle molecole H2O che da un bicchiere vanno all'altro e dall'altro vanno nel primo. Pazzesco. Colleghi, è veramente una stregoneria questa. Non posso giustificarla in altro modo. No, non è così. No. È il comportamento. Nascono domini di coerenza attirati. Ma attirati da cosa? Attirati da cosa? Che gli elettroni sono separati. Certo. Sono alimentati a 15.000 volte, che non è uno scherzo, eh? 15.000 volte. Ecco perché vi dico, non fate l'esperimento a casa vostra, no! A parte che vi sfido a trovare il collegamento un alimentatore di 15.000 volte. Potete fulminarvi, eh? 15.000 volte la tensione che è nei cavi di alta tensione che portano l'elettricità nelle vostre case, nelle vostre città, nelle nostre città.
No, quindi non scherziamo. Ma guarda cosa ti combina. Ma si collegano i due bicchieri attraverso un tubo virtuale di acqua dove l'acqua scorre. Pazzesco. Pazzesco. E se allontano i bicchieri, è come se il tubo si allungasse, diventasse più sottile e a questo punto l'acqua continua a scorrere. Andiamo alla slide successiva, in questa meraviglia dell'acqua. Eccola qua, va! Questo qui è il mio amico Fuchs. Questo vive, quello là è morto. Questo è un olandese che lavora in un centro di ricerca sull'acqua. Vedete quanti centri di ricerca stanno nascendo sull'acqua? Meno male, San Francesco hai ragione, meno male, sono arrivati. Siamo arrivati a dire la bellezza dell'acqua. Dentro, fuori dal corpo. Guardalo lì. Guarda che bella, ma che bella immagine. Guarda, guarda il tubo di acqua, il tubo di acqua che collega i due bicchieri. Guardalo un po'. Guarda come si vede bene l'acqua. Andiamo alla prossima. Vediamo che cosa. Eccola qua in bianco e nero, il ponte di acqua, un ponte fatto d'acqua, si estende nello spazio. Tra i due bicchieri riempiti d'acqua fino quasi al bordo, da che cosa è retto il ponte? Boh, dallo Spirito Santo, per quelli che sono cattolici. Ma chi lo regge? Ma chi lo regge? Andiamo alla prossima, che vediamo un pochettino che c'è un'altra immagine bella. Oh, ma che meraviglia! Guarda i due bicchieri, stavolta li abbiamo messi al buio e li abbiamo illuminati. Guarda un po', guarda come si vede bene il ponte d'acqua. E guarda un po' lo spettro, se lo illumino con della luce bianca. Guarda che meraviglia, guarda. Vedo uno spettro, che porco giù, è proprio quello dello spettro della luce bianca. Electric Field Simulation. Cavolo, io illumino e guarda un po' l'acqua, che cosa mi fa vedere quello spettro lì. Certo, questa immagine sarebbe stata molto più bella se fosse stata allargata. Perché avremmo visto, comunque lo vedete alla vostra destra, lo spettro, che è lo spettro visibile, certo, perché illumino con luce bianca, ma guarda caso, la luce bianca viene scomposta nei componenti del colore che compongono la luce bianca. Oh, la miseria, caspita. Ella. Ma cosa succede qua? Ma cosa succede? Non sappiamo proprio niente. Dio mio, oserei dire quanto non so, quanto non sappiamo, quanto non conosciamo, quanto dovremo scoprire ancora. Certo, ogni volta è un granello in più di scienza per la nostra scienza. Ogni volta rimaniamo meravigliati, rimaniamo stupiti, rimaniamo impressionati. È quasi commovente questa immagine, quasi commovente. Andiamo alla prossima, che vediamo cosa c'è. Che altra meraviglia incredibile. Che altra meraviglia. È sempre polla qua. Che cosa ha fatto Pollack? Ha preso una specie di gel, vedete, quel parallelepipedo lì. E poi dentro c'ha
una specie di tubo che ha ricavato nel gel, vedete? Op, eccolo lì. Sembra un conduttore, sembra un tubo, un vero e proprio tubo. Anche questo Pollack mi sa che è veramente un genio. Forse prima o poi, ma potremmo avere delle sorprese. Non è detto che anche lui vada verso il Nobel, perché non è solo il quarto stato dell'acqua. Guardate un po', ha ricavato questa specie di tubo, e poi ha fatto circolare dell'acqua nel tubo e ha visto la separazione. Ossia, ma quest'acqua qui è incredibile! Ma io pensavo e ho sempre pensato che guardando l'acqua che esce da un tubo, l'acqua riempie il tubo, c'è poco da fare, riempie. E no, lui mi sta dicendo che l'acqua sì, riempie il tubo, ma non è proprio così. C'è una zona che sembrerebbe quasi libera, e a questo punto c'è un comportamento diverso. Ma davvero, ma che caos sta succedendo? Perché poi io questa immagine qui me la vedo nelle nostre arterie, me la vedo nelle nostre vene. Beh, allora, ma è proprio vero? Che il sangue che scorre nelle nostre vene, nelle nostre arterie, riempie totalmente l'arteria? Oppure no? Ci sono delle zone in cui il sangue quasi, che è in gran parte fatto di acqua, no, non la riempie l'arteria, no, 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 non la riempie totalmente. Andiamo all'altra slide, che vediamo un po' cosa Pollack ci fa vedere di nuovo. Invito la regia a spostare la slide. Regia, mi sente? Non la sta spostando. Non la sta spostando. Ah, eccola qua, l'ha spostata. Professore, chiedo scusa, ma ogni tanto arriva in ritardo il segnale, quindi Ecco, non la vedo. questa non mi piace, è quella del dipolo di cui ho parlato. Andiamo all'altra invece. Eccola qua. Eccola qua, eccola qua. Ai, 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 ai. Guarda un po'. Sempre Pollack, questo Pollack è diventato quasi il mio punto di spillo che continua a pungermi. Guarda cosa ti va a fare questo qua. Ha preso un contenitore, ci ha messo dentro una sostanza che ha chiamato gel e poi continua a fare gli esperimenti che faccio io. Ha preso il volmetro, eccolo qua, guardatelo che è illustrato. E i due elettrodi, uno lo mette vicino alla zona gel. E che cosa ha visto? Si vede bene l'immagine? Penso di sì. Intorno al gel si è formata la zona EZ. Orco, ogni volta immergo una roba dentro l'acqua, non capisco perché, ma l'abbiamo dimostrato, l'ha dimostrato Pollack, intorno a quell'acqua, intorno a quel gel lì, intorno a quella superficie lì, intorno a quell'affare che butta dentro nell'acqua, si forma il quarto stato dell'acqua. E se vado a misurare, orco Giuda, mi misuro una tensione. Certo, perché mi misuro una tensione? È perché vicino al gel ci sono le cariche, quelle che vi avevo fatto vedere quando ho ragionato sulla barriera, le cariche negative, e dentro all'altra parte dove c'è l'altro elettrodo c'è la Bulker water, ovvero l'acqua normale con le cariche positive. E quindi
Misuro una tensione. Ma io rimango a questo punto, rimango. Queste slide le ho preparate io, ma ogni volta che le vedo rimango, rimarrei quasi a bocca aperta. Oserei dire, non vi parlo più. Sto solo ragionando ad alta voce, sto solo pensando. Ma quante cose mi nascondi, Casta? Ma quante cose mi nascondi? Continuo a dire così, eh? Rimango a bocca aperta. Rimango a bocca aperta. Perché chi l'avrebbe detto? Ma chi l'avrebbe detto? Ma come? Ogni volta che me. Adesso mi viene la voglia. Guarda, c'ho qui il bicchiere d'acqua perché c'ho una sete incredibile ogni volta che parlo. Forse parlo troppo. Metto dentro una cannuccia qua e aspiro l'acqua attraverso la cannuccia. Ma intorno alla cannuccia si forma le zeta. Ma voi avete capito che ogni qualvolta immergete qualcosa dentro il vostro bicchiere, perché ho detto adesso io lo assorbo, no? Non la bevo con la bocca, non metto il bicchiere alla bocca, metto una cannuccia. E l'acqua che bevo cos'è? È zeta. E le caratteristiche sono diverse rispetto alle caratteristiche dell'acqua che io ho se non gli sbatto dentro la cannuccia. Ma voi capite l'importanza di quello che sto dicendo? Non l'ho detto io, purtroppo. Non l'ho scoperto io, peccato. Ma sto ragionando io. Sto vedendo io. Sto ipotizzando il futuro io. Sto guardando le mie cellule io, non dal punto di vista biochimico, non dal punto di vista biochimico, dal punto di vista biofisico. E ogni volta scopro una roba nuova che mi lascia lì, mi lascia quasi senza parole. Ma ce le ho le parole, ce le ho. Poi ho detto, quasi quasi mi emoziono. Perché chi l'avrebbe detto? Chi l'avrebbe pensato? Ma io ho fatto fisica, eh? Ma chi l'avrebbe pensato quella roba lì? Fisici! Fisici. E mio amico Emilio Del Giudice, quando lavorava con me, diceva, Giorgio, dovremmo lavorare sulla questione di E e Z. Orco Giuda, hai ragione, dovremmo lavorare. Perché zeta è intorno alle cellule, amici, è intorno alle cellule. Ma allora? Oh, ma guarda che futuro! Al di là di tutto quel negativo che noi stiamo creando, distruggendo gli ambienti e inquinando con le onde elettromagnetiche. Guarda, ma adesso io ho una prospettiva, quasi quasi la fiuto. Oserei dire la vedo, o meglio la intravedo, non la vedo, ma la intravedo. E cari amici, sono proprio senza parole, sono proprio senza parole. Perché ho detto, l'ha scoperto un grande, un istituto universitario americano di ricerca, tanto di cappello. Perché le cose che sono scritte su questo libro, che voi adesso non vedete perché ce l'ho in mano io e il mio video è sospeso, quindi non potete vederlo. È un libro di 350 pagine, ma ogni volta che lo sfoglio rimango ovviamente perplesso sulle cose che gli altri hanno inventato, che gli altri hanno scoperto. Certo, Pollack si avvale, fortunatamente per lui è il direttore, si avvale di ricercatori che sono dei fisici, sono dei chimici e che lavorano
sulle ricerche. E questo è un grande vantaggio perché non c'è la capacità del singolo, c'è il lavoro di insieme di persone che arrivano ovviamente da culture e esperienze diverse, ma che insieme fanno e producono le grandi cose. E questo io penso che sia, direi, un'esperienza che dovremmo noi, anche noi italiani, poter riprodurre, ma mentre là c'è lo spirito di corpo e quindi sono tutti insieme per lavorare insieme, per produrre insieme le cose che sono importanti, noi forse siamo sempre dei battitori liberi, delle persone che lavorano singolarmente e da soli, obiettivamente si fa ben poco. Ho detto, Pollack è stato il grande che ha scritto queste cose, ma non sono farina del suo sacco, e lui lo dice apertamente. Pensate che c'è un capitolo del suo libro che non si chiama Le meraviglie dell'acqua, ma il prossimo libro mio che è Le meraviglie dell'acqua, che racconto di tutte queste belle cose che io vi ho raccontato. C'è un capitolo del suo libro che l'ha intitolato, badate bene, L'acqua, due punti, propulsore della natura. E a questo punto, propulsore della natura, certo, perché se non ci fosse l'acqua, se non ci fosse stata l'acqua, la natura, così come noi la interpretiamo, con tutti i personaggi che vivono in questa natura, quindi tutta quella che io continuo a chiamare la materia vivente, e certo non ci sarebbe. E a questo punto, questo libro che io evidentemente consiglio a tutti, ma che lascerà tutti veramente stupiti, è un libro che vi fa vedere come davvero l'acqua rappresenta le meraviglie. E ogni qualvolta, vabbè, ci rimane lì. Io non so che cos'è la slide successiva. Ah, sì, c'è un particolare. Andiamo non alla successiva che racconta, ecco, andiamo all'altra ancora che mi piace. Eccola qua, eccola qua. Ah, quest'acqua qua, dunque, guarda un po' che cosa succede. Guarda un po', c'è un tubo, la vedete? Il tubo più esterno? Sto esaminando l'immagine superiore. Il tubo è di 200 micrometri, quindi un tubicino molto, molto piccolo, eh? E c'ha dell'acqua che scorre lungo tutto questo tubicino e guardate un po' cosa fa quell'acqua lì. Dunque, l'acqua è stata caricata da cariche negative. Benissimo. E la prima immagine di sopra è un'acqua che è stata caricata con cariche negative. Ottimo. Ma guardate cosa fa quell'acqua lì. Fa nel centro c'è veramente una sfera, è come se quell'acqua lì si fosse organizzata in un tubo che io vedo come sfera, come cerchio in poche parole. E guardate un po', crea quell'acqua negativa lì, crea una zona protetta e Z altrettanto negativa,
ma le cui caratteristiche continuo a sottolinearvelo, le caratteristiche dell'acqua che corre in quel tubicino e che guarda caso forma una particolare caratteristica di dominio che si chiama Z, negativo, le caratteristiche biofisiche. E quando dico le caratteristiche biofisiche significa il pH, la conducibilità. Sono diverse. Come sono diverse? Ma se è la stessa acqua, caricata in maniera negativa, se è la stessa identica acqua, si separa per i cavoli propri. Come se fossero due tubi indipendenti. L'acqua centrale, che ha delle caratteristiche sue, e l'acqua periferica, e cavolo, ma quello è quello che succede nel sangue? È quello che succede nel nostro sangue? Io penso di sì, penso proprio di sì. C'è dentro l'acqua nel sangue. E l'immagine sotto? Guarda, stavolta l'acqua l'ha caricata. È sempre lo stesso tubo, identico preciso, l'ha caricata in positivo, osrega, si comporta nello stesso modo, indipendentemente che l'acqua abbia delle cariche negative o positive. E no, e no, 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 sì, ma guarda che comportamenti. Formazione di EZ intorno a granuli sia con carica positiva che in carica negativa. Pazzesco. Pazzesco. Va bene, andiamo all'altra. Andiamo all'altra. Oh, qui c'è l'immagine bellissima di cui vi avevo parlato io. Ma guarda un po', adesso prendo di nuovo il mio bicchiere, eccolo qua, ci metto dentro la cannuccia e mi metto a bere. Guarda un po' cosa succede. Guarda la prima immagine di sopra. La prima immagine di sopra è stata fotografata, bellissima questa immagine qua, è stata fotografata. La presenza di acqua vicino alla cannuccia, che è quel bordo scuro che abbiamo voluto mettere lì, va, che bella fotografia, ti fa vedere le zeta, che è quella banda verdina più chiara, e poi vedete le cariche, le altre, quelle altre così maculate, più scure e compagnia bella. Ma guarda sotto invece. Che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto? Amplificato la zona EZ. Ma cosa ha fatto questo? Chi è quello stregone che ha amplificato la zona EZ? Madonna, vorrei conoscerlo, quello stregone lì. No, no, no. È inutile che lo conosci, Spaggiari, sei tu. Perché? Che hai fatto? Mi sono divertito. Ho fatto irradiato il mio bicchiere con esposizione di luce. Eh no, chiamalo in maniera diversa, dai, perché chiami così esposizione di luce? Sì, esposizione di luce, ovvero è un campo elettromagnetico. Ma che bravo che sei stato, Madonna, che bravo. Sei proprio bravo. Ma la luce modificato la zona di protezione Z. Sì, l'ha modificata. Orco, ma qui veramente, cari colleghi e amici che mi state ascoltando, si sta aprendo uno scenario pazzesco, meraviglioso, meraviglioso.
Ma quando mai all'università? Ma quando mai all'università, nella facoltà di medicina, parlando magari delle cellule, visto che poi il nostro tema è quello lì, non ce ne frega di altri materiali che noi immergiamo nell'acqua, chi se ne frega? Beh no, questa non è che se ne frega, fai un po' di teoria, certo. Hai scoperto questo grazie ai materiali che tu hai infilato dentro nell'acqua. E vabbè, ma adesso non mi interessa tanto uscire dal seminato, mi interessa stare dentro al seminato, vedere che cosa succede e come possiamo proteggere. Ma adesso io ho capito tutto, io ho capito tutto, amici. No, forse tutto no, esagerato, Madonna, no. Perché se no avrei scoperto tutta la castità dell'acqua. No, non ho scoperto tutto, sono stato superficiale a esprimermi in questo modo. Però ho scoperto un pezzo importante, decisamente un pezzo importante, orco. Perché le cellule te le proteggo. Le cellule te le proteggo. Siamo in un momento giusto, forse questo. Lavoriamoci, discutiamone, studiamo. Perché è il momento giusto. Le cellule nostre vengono attaccate dal virus, siamo chiusi dentro in casa, ricominciamo a fare solo lezioni in video che non rendono, ma dobbiamo accontentarci. Sarebbe più bello vederli in faccia, discutere, interrompere il discorso, approfondire, e chissà, magari potremmo avere più opportunità di scoprire qualche cosa insieme rispetto alla solitudine del mio video che voi state guardando. Ma è il momento giusto, dobbiamo proteggere le cellule, dobbiamo proteggere i nostri organi che sono fatti di cellule. E allora questa potrebbe essere una strada. Potremmo respingere le cariche d'attacco virali o batteriche, chi se ne frega se l'uno o se l'altro, attraverso la protezione che noi possiamo dare. Questa potrebbe essere una strada. Ogni volta che io parlo faccio dei casini, lo so. Vi devo raccontare questa perché è stata emblematica. Sono appena tornato da Roma, la scorsa settimana ero a Roma perché c'è stato una cosa importante di confronto tra ricercatori italiani e americani, quindi l'abbiamo fatta a Roma in un luogo meraviglioso messo a disposizione dalla Curia Romana, stupendo, in un ambiente stupendo, con affreschi meravigliosi, anche lì l'arte butta fuori energia, sono onde di forma, onde di colore. E vedete che ritorno. Bene, c'è stato un confronto tra l'Italia e l'America. L'America, problemi più importanti, più grossi. Epidemia molto più estesa, morti maggiori, Italia, ma speriamo di farcela anche stavolta, di riuscire a bloccare, di fare, eccetera. Bene, nel confronto hanno sostanzialmente parlato dei medici classici, anch'io, lo sono, anch'io. Ma io ho avuto la fortuna di parlare per ultimo. È una fortuna molto spesso parlare per ultimo. Così sai quello che hanno detto gli altri, sai come approcciare il discorso. Poi io non preparo mai, non leggo mai, mentre gli altri sono arrivati con una bella scaletta, bella approfondita, quindi hanno anche letto. Io non sono abituato a leggere, quindi. Che cosa è successo? Che tu, ognuno ha dato la propria soluzione, gli italiani soluzioni che sono obiettivamente diverse a secondo l'ambiente, a secondo la provenienza dell'ospedale. In teoria le linee dovrebbero essere quasi uguali, invece non lo sono, l'interpretazione, la cura, la terapia.
È diversa da ospedale a ospedale, anche questo qui, ma perché? Ma forse perché non conosciamo fino in fondo. E va bene, d'accordo, ognuno interpreta, ma no, ognuno ha portato una soluzione, un'ipotesi di soluzione, di terapia. Benissimo. E sono arrivato io. E sono arrivato io che ho osato, come molto spesso oso, nelle considerazioni che guardate sempre questa bella immagine Z, guardatevela, imprimetevela nel cervello. Io che cosa ho fatto? Ho detto, bene, colleghi, meraviglioso, stupendo, condivisibile tutto quello che avete detto. Poi ho detto, ognuno interpreta in modo diverso, perché la medicina non è una scienza esatta, questa è la realtà, non è una scienza esatta. E allora dobbiamo mediare da scienze esatte. E a questo punto, con questo tono sono partito dicendo, beh, va bene, ma insomma, ma se questo virus, se questo virus, che è un virus, e che ammassa, e quindi ha energia, e quindi onda elettromagnetica, e quindi un'espressione di onda elettromagnetica. E allora perché continuiamo a ragionare sul fatto che io uso questo, uso quest'altro e ho visto che abbiamo avuto questi vantaggi? È vero, è vero, è vero. Andiamo, andiamo, osiamo, osiamo, facciamo. Via via prodotti sempre più selettivi, sempre più che riescono a colpire, sempre più. Ma perché se un'onda elettromagnetica non tentiamo anche un approccio diverso? Ma perché? Ma perché? Perché? Se ci proteggiamo da campi come quelli che abbiamo detto, siamo in grado di proteggerci, sì, utilizzando delle protezioni, e allora perché? Se combattiamo contro le onde elettromagnetiche negative, questo rappresenta un'onda elettromagnetica, sì o no? E se sì, certo che sì. E allora proteggiamoci. E io cosa dico? Ma io dico forse anche una scemenza, forse, non lo so, ma non è una scemenza perché è basata su principi di fisica che non devo dimostrare, mentre devo dimostrare quando parlo di medicina, devo dimostrare, devo. Ma se parlo di fisica e se utilizzo un principio della fisica che ha espresso il Nobel, quindi che cosa devo dimostrare? Che cosa? Non devo arrabbiarmi, non devo arrabbiarmi, ma cosa devo dimostrare io piccolo, piccolo, rispetto a un gigante che ha preso il Nobel perché ha dimostrato? E allora, se è un'onda elettromagnetica, se è un'onda elettromagnetica che si propaga, che colpisce le mie cellule. Ebbene, e non possiamo contrastarla? Questa è la domanda. E tu fisico, tu, non io, tu fisico, tu, non riesci a contrastare un'onda elettromagnetica? Sì, ci sono N sistemi, ci sono N possibilità. Un po' di fantasia, forse ce n'hai troppa. No. Ma un'onda elettromagnetica può essere in effetti contrastata? Sì, con un'altra onda elettromagnetica. Come? Esattamente identica, precisa, ma speculare. Cosa vuoi dire speculare? Opposta. Opposta. Ah, beh, ma allora, e perché non lo fai? Bravo, perché non lo fai? Adesso te lo dico perché non lo faccio. Perché nessuno mi dà la possibilità di farlo. Questo è il male. Nessuno mi dà la possibilità di farlo. Nessuno mi dà la possibilità di entrare dentro per dire ti trasmetto un segnale. Tanto male non ti faccio. Tanto male non ti faccio.
Perché se tu non risuoni su quel segnale, non ti faccio. È come se io ho una radio e a questo punto accendo la radio e voglio sentire dalla radio che accendo un segnale che proviene dalla televisione. La radio non è perché non è in grado, perché non risuona, perché è fuori dalla gamma di frequenza. E allora perché non mi fai provare? Allora io ti irradio e ti irradio non con grandi energie, non come se ti mandassi in un reparto di trattamento di patologia tumorale in cui irradio con grandi energie e con altissime frequenze. No, non faccio questo. Ti irradio con campi elettromagnetici che, guarda caso, se sono giusti, eliminano la causa che ha provocato il campo magnetico incidente. Ho spaccato le uova nel paniere! È chiaro che spacco le uova nel paniere! Ma voi lo avete capito bene? L'avete capito bene in queste quasi 3 ore di discussione che sto facendo con voi? L'avete capito bene? E capite che io arrivo non dalla fantascienza. A parte che faccio un inciso, ma lo faccio, ci tengo a farlo. Vi ricordate quando noi bambini leggevamo i libricini in cui dicevamo che andavamo sulla Luna, giravamo con uno Sputnik intorno alla Terra? E a questo punto quella era fantascienza. Oh! Ma siamo passati dalla fantascienza alla scienza. Perché? E perché giriamo davvero intorno alla Terra. Abbiamo un sacco di satelliti, purtroppo, che girano intorno alla Terra. Siamo riusciti a costruire una base là nello spazio per andare poi su Marte o sulla Luna di nuovo. E ci siamo andati sulla Luna. Quindi siamo passati dalla fantascienza alla scienza. E la fantascienza era frutto dell'immaginazione, di quello che faceva i fumetti, di quello che faceva i film. Bravi, bravi. Hanno interpretato il futuro. Non pensavano di raggiungere il futuro, l'hanno interpretato. E quella era fantascienza che oggi è diventata scienza, a pieno titolo scienza. E allora qualcuno mi potrà dire: stregone spaggiare, stai orbitando nella fantascienza. E io vi dico: ma lo stregone spaggiare, Einstein, me l'hai insegnato tu, bravo. Lo stregone spaggiare sta viaggiando nella fantascienza o nella scienza? Forse nella scienza. Beh, questa è una cosa importante. Questa è una cosa importante. Ma la mia fantascienza è legata alle immagini che voi avete davanti agli occhi. Eccola là. Che meraviglia, questa è Zeta, che meraviglia. Quasi quasi mi commuovo. È una meraviglia. Passiamo da una Z piccola, una zettina ad una zettona. Guarda come ti protegge. Guarda. Porco. Questo è fantascienza. No. No, è già scienza. È già scienza. Allora dobbiamo applicarla. Dobbiamo applicarla. E io ce la metto tutta per applicarla, eh. Te la metto tutta. Leggete il prossimo libro che uscirà, leggete, perché lì ci saranno anche lì, partendo dalla scienza di Pollack e dalla scienza di altri, perché io ho parlato di Pollack, ma Pollack ha fatto riferimento a russi, ha fatto riferimento anche agli italiani, e degli italiani. Ha fatto riferimento al chimico dell'Università di Napoli, ha
faccio riferimento a un sacco di gente importante, fisici molto importanti, spocchiosi, vestiti come solito di nero, sempre tutti rigidi, mai sorridenti, tutti sempre seri. Certo, la fisica è una materia troppo seria, per farti vedere che sorridi, ma penso che la fisica, come la stiamo interpretando noi nella medicina, abbia un altro approccio. È una fisica che è al servizio dell'uomo, è una fisica che deve essere sorridente perché le cose che abbiamo davanti rappresenteranno effettivamente il futuro per l'uomo, il futuro per la nuova biologia quantistica, il futuro per la nuova medicina quantistica. E con questo io apro eventualmente alle vostre domande, perché la prossima lezione sarà all'inizio dell'anno e saranno altre 4 ore di fantascienza, che diventa sempre più scienza.